Oggi vi voglio presentare una ricetta che non è sul mio libro, perché questo libro è stato scritto tanti anni fa. È stato scritto in collaborazione con una mia insegnante americana, Geraldine, e ricette sono state fatte in collaborazione anche con mia sorella Francesca. Ora passiamo alla ricetta. Visto il periodo, tra pochi giorni ci sarà la Pasqua, avremo questa bella festa, per cui ho pensato di farvi vedere come si fa una colomba macrobiotica o con degli alimenti naturali. Ecco gli ingredienti per questa semplice colomba. Dunque, farina, vi do le dosi, farina 0 o semi-integrale, 300 grammi, 100 grammi di farina mais fioretto, che uniremo insieme, misceliamo bene, in questa maniera, poi uniamo una bustina di lievito cremo tartaro per dolci istantanee, lievitazione istantanea, un pizzico di sale, un bel pizzico abbondante di vaniglia, continuiamo a mescolare, poi mettiamo buccia grattugiata di un limone, questa maniera, poi mettiamo olio di mais circa 80 grammi, bene, 80 grammi. Mescoliamo bene. Mettiamo poi dello sciroppo di riso e ne mettiamo 250 grammi. E uniamo anche due bei cucchiai di sciroppo di mais, benissimo, e ora mescolare il tutto, bene, impastiamo e a questo punto aggiungiamo sia della panna di soia essere anche di riso, insomma quello che trovate, giustamente, perché bene, e ora iniziamo
ad aggiungere il liquido, che in questo caso sarà o del latte di soia o di una bevanda vegetale, può essere latte di soia o del latte di riso. Dunque, per quanto riguarda la panna, la quantità è metà confezione e di latte ne serve una quantità sufficiente per rendere il composto abbastanza fluido e morbido. Quindi può essere da anche sui 150 grammi di latte vegetale. Mescoliamo molto bene. Bene, aggiungiamo dell'uvetta. Aggiungiamo un pochino di succo di limone, metà una metà di limone, mescoliamo bene, questo vedete il nostro impasto, abbiamo reso morbido, quindi per la quantità del riso, del latte vegetale dobbiamo creare, può essere 120-150 grammi, forse anche un pochino, leggermente un pochino di più, dobbiamo creare una bella pasta morbida. Aggiungiamo anche dei canditi all'arancia, chiaramente li ho trovati senza zucchero aggiunto, tutti questi prodotti sono senza zucchero aggiunto, ma lavorati o con dello sciroppo di grano o dello sciroppo di riso. Benissimo, il nostro impasto è pronto. A questo punto non ci resta che metterlo nelle nostre forme di carta a colomba. E chiaramente se non le avete potete fare anche con una forma o a ciambella o quello che avete in casa. Naturalmente, quindi metterò un po' di impasto già caldo, quindi a una temperatura di 180 per almeno una quarantina di minuti, però è sempre meglio controllare perché ogni forno poi cuoce in maniera diversa. Bene. E faremo anche delle piccole ecco, a questo punto possiamo guarnire leggermente con qualche mandorla tagliata. Abbiamo fatto l'occhietto con un chicchino di uvetta e non ci resta che infornare le nostre colombine. Ora aspetteremo circa 35-40 minuti per la cottura di questa colomba, chiaramente controllando verso 30 minuti, provando, facendo la prova con uno stecchino. Lucidiamo ora le nostre colombine con un pochino di acqua e malto di riso scaldato al fuoco, scusate, sciroppo di riso o mais, quello che preferite, scaldato al fuoco. Il profumo è delizioso.